Crown Jewel 2019, l'evento più atteso dell'anno in terra araba, che ha cancellato il nostro tour in Italia, non solo questo evento ovviamente, e che è ricca di match interessanti come Braun Strowman contro Tyson Fury o Brock Lesnar contro Cain Velasquez, che tra l'altro hanno fatto il peso come se fosse UFC, anche se è una disciplina in cui il peso non c'entra nulla, tralasciando il fatto che si sono pesati vestiti e addirittura Lesnar con la cintura sulle spalle, quindi che senso ha avuto? Non lo so! Che senso ha questo evento? Non lo so! Perché sto facendo questo video? Non lo so! Partiamo dal kick-off con i classici pronostici, non so chi vincerà la Battle Royale, penso Buddy Murphy o Humberto Carrillo. Ok, andiamo avanti, Cesaro contro Mansoor. Lacey Evans contro Natalia. Ecco, per questo match in realtà sono contento perché hanno sdoganato le donne in Arabia e se dobbiamo beccarci questi eventi arabi finalmente potremo beccarci anche le donne probabilmente, a meno che succeda qualcosa tipo rivolta popolare del pubblico, ma spero di no. Il tag team match per decretare il campione del mondo del tag team. Da cosa serve che ci sono le cinture per i roster? Perché serve una coppa? Cos'è sta parruccata? Se poi pensiamo che il miglior wrestler del mondo è Shane McMahon, Evitiamo. Chi la vince? Il B-Team la vince? La Lucha House Party? Zack Ryder e Kurt Hawkins vinceranno questa? Non lo so, no? Cioè, vince New Day, spero. Vince New Day o i Viking Riders. Basta. Oh, AJ Styles contro... Boh, non lo so. Vince AJ Styles contro chiunque. Team Flair contro Team Hogan. Bobby Lashley, Drew McIntyre, King Corbin, Randy Orton e Shinsuke Nakamura contro Ali, Ricochet, Roman Reigns, Rusev e Shorty Gable. Faranno bene, vincerà il Team Face, non mi interessa minimamente questa cosa. Soprattutto hai un 5 contro 5 a meno di un mese da Survivor Series, che ha il tradizionale 5 contro 5 eliminazione. Questo non dovrebbe essere eliminazione, se non sbaglio. Però, perché? 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 Come mai? Cosa fai a Survivor Series? Il rematch? Fai il rematch? Dai, fate il rematch, che sono già pronto a tagliarmi le vene in verticale. Ma passiamo al succo più importante della card, Braun Strowman contro Tyson Fury. WWE, non è che se uno fa il pugile arriva nel mondo del wrestling e sa fare il wrestler. Tyson Fury non sa dare i pugni per finta. Le risse con Braun Strowman sono state ridicole, non sa colpire Tyson Fury. Cioè, non sa far finta di colpire. L'unica cosa che sa fare è non può farla. Boh, chi vince? Boh, vabbè, non lo so. Me ne sbatto, posso dirlo? Me ne sbatto. Pronostico, me ne fotto. Brock Lesnar contro Cain Velasquez. Match per il titolo WWE. Difende Brock Lesnar in qualche modo. E non so, sono curioso in realtà di vedere come svilupperanno questa contesa, ma penso che vinca Brock Lesnar alla fine. Cosa sarà? Una rissa incontrollata? Finisce per no contest perché si spaccano di mazzate? Può darsi, però... Non toglieranno la cintura dalla vita di The Beast. E vedremo la prestazione di Cain Velasquez, perché farlo debuttare per il titolo WWE nell'evento arabo è un rischio. Perché se fa schifo hai finito, cioè te lo sei giocato. Ciao, ciao Cain Velasquez, benvenuto, fai cacare. Tra l'altro Cain Velasquez che ha l'espressività della mia scrivania, che in questo momento è piena di bottiglie vuote, e c'è anche una fetta di galbanino, la busta di galbanino, vabbè, insomma, fa cacare, cioè, non ha, sembra Sylvester Stallone, non ha una mimica facciale. E ultimo, ma non per importanza, perché questo è uno dei pochi match che mi interessa. Ripeto, la card non è male. Sul punto di vista dei match potrebbe essere interessante, anche se, cioè, è inutile, è un evento inutile, un live event pompato dai milioni degli arabi, ma è un live event. Seth Rollins contro Bray Wyatt. L'arbitro non potrà stoppare la contesa. Questa deve essere la redenzione di questi due, deve essere la chiusura del loro cerchio. Seth Rollins manterrà la cintura, ne sono convinto, anche perché Bray Wyatt a SmackDown cosa fa? Torna Raw? Si portano due cinture a SmackDown? No! E quindi mi aspetto una vittoria di Seth Rollins, magari con l'interferenza di qualcuno. Undertaker? Roman Reigns che difende il suo amico fraterno Seth Rollins? Non lo so. Però sono curioso, devo dirlo, sono curioso e spero davvero che non rovinino un altro finale, non facciano cagate pazzesche come ad Hell in a Cell. È difficile fare peggio di quel pay per view e quindi sono fiducioso, ma non so come potrebbe finire. Questo è... mi ha messo hype. Anche se mi aspetto le 40 mosse finali di Seth Rollins per cercare di chiudere Bray Wyatt solo con TD1. Insomma, le solite robe, eh? Devo preparare anche gli occhiali o un cannocchiale, perché probabilmente perderò la vista, cioè, mi serve un binocolo con quel filtro rosso insopportabile. Vabbè, questi erano i miei pronostici di Crown Jewel. Sono un po' in rivolta perché non avremo lo show in Italia, non potrò incontrarvi. Questo evento ha stoppato le storyline di fatto per un mese. Abbiamo avuto solo puntate con buoni match, ma senza sviluppi, a parte la fantastica faida tra Rusev e Lashley.
che si è presa anche il main event dell'ultima puntata di Raw. Ma che cosa? Ma perché?